L'ultima questione, fra virgolette, che poi è quello che ha scatenato la mia richiesta di intervista estiva e ringrazio anche, credo, mi vanto, esclusiva, è la notizia dell'ultima ora dell'uscita di Yamaha come team ufficiale, con un comunicato abbastanza sorprendente nei modi e nei tempi, perché in effetti non è il primo caso in cui una casa lascia le corse in maniera ufficiale, però di solito viene gestita in maniera, no, non voglio dire diplomatica, però con un tipo di approccio diverso, anche per dare la possibilità concreta ai collaboratori di organizzarsi quella che si dice, no, una via di fuga professionale, eccetera. Noi abbiamo appreso da Yamaha con un comunicato abbastanza laconico e crudo, con delle motivazioni che spiegano il mercato e il marketing, come se ve ne fossero altre che insomma possono in qualche modo decidere di entrare e di uscire dalle corse, e però c'è la preoccupazione di un certo effetto domino, ossia Yamaha e Honda sono da sempre legate, no, da un vincolo di competitività, di dualismo sportivo, e spesso fanno le cose in base, diciamo così, alle scelte altrui. C'è la preoccupazione per un effetto domino, in maniera chiara lo dico, di uscita di Honda, che in questo momento vive il suo peggior momento sportivo nelle derivate di serie. E quindi io mi chiedevo, Honda può cogliere l'occasione per fare come Yamaha, per parlare in termini poveri, oppure lo stato di, fra virgolette, abbandono sportivo in cui il team, in cui Honda ha lasciato il suo team, è legato a una forse una quasi conoscenza di queste scelte di Yamaha, perché si sa che insomma a livello industriale molte cose si sanno, cioè sono le due cose legate, possono essere l'inizio di un effetto domino, quali sono le altre eventuali possibilità, insomma. In realtà è ovvio che la notizia dell'abbandono della Yamaha alla fine della stagione 2011 con il suo team ufficiale Superbike è una pessima notizia. Se vogliamo, inaspettata quantomeno per la tempistica, per le modalità. Domenica hanno chiuso con due podi. Secondo e terzo, Laverty e Melandri a Silverstone, quindi l'ultima cosa che ci si aspettava il lunedì, dopo una prestazione così comunque positiva, era questo annuncio che è stato un po' un fulmine a ciel sereno. Devo dire che eravamo a conoscenza della difficoltà di Yamaha Europa per i problemi di mercato e siccome, come molti sapranno, i budget per correre delle case giapponesi nel campionato mondiale Superbike sono finanziati per la Marketing. quasi totalità dalle filiali europee di queste case, è chiaro che una contrazione continua nelle vendite dei modelli Yamaha abbia avuto un impatto che ha fatto prendere decisioni drastiche proprio su questo famoso budget marketing, che è anche quello che finanzia le corse. Ora, è vero anche che comunque stiamo cercando di capire con Yamaha se abbiano la volontà di affidare questo materiale altamente competitivo ad altre squadre che potrebbero raccogliere il testimone e continuare comunque a portare la marca dei 3D Apason nel mondiale Superbike in modo più che decoroso. Ci sono un paio di opportunità in questo senso e la Yamaha ci ha detto che valuteranno attentamente nelle prossime settimane questa possibilità di mettere a disposizione il materiale. Vedremo, speriamo, faremo il possibile per agevolare questa situazione. Per quanto riguarda l'effetto domino, non credo, sicuramente è una cattiva notizia, lo ribadisco, però per quanto riguarda Honda avrà un modello nuovo che verrà presentato dal CBR 1000, che verrà presentato alla fine dell'anno, e con questo modello intendono correre. È chiaro che la Honda è la moto comunque più vicina al concetto di moto derivata di serie in questo momento nel campionato mondiale Superbike, e non può utilizzare per motivi omologativi il ride by wire, che è una delle cose invece che liberalizzeremo a partire dal prossimo anno, in modo che anche chi non ce l'ha sulla moto di serie, e cioè Honda, Kawasaki, Suzuki, lo possa montare sulle moto da corsa in Superbike. Ma non penso che ci sarà questo effetto domino e sarà anche nostro compito quello di cercare di comunque trovare soluzioni, come dicevo prima, per cercare di tenere
queste moto Yamaha sulla griglia in forma non ufficiale nel 2012. È d'accordo sul fatto che la vera ragione, la vera natura, che non si possa anche comunque non dubitare delle dichiarazioni fatte, della scelta di Yamaha si ritroverà in quello che decideranno di fare del loro materiale? Sì, secondo me è chiaro che Yamaha ha a disposizione del materiale altamente competitivo che se verrà comunque lasciato nei magazzini alla fine del 2011 pur avendo delle soluzioni... La interrompo, è troppo elegante, lo faccio io il volgare. Se ti servono i soldi vendi le moto o le dai in leasing. Sì, è chiaro. Se ti servono veramente i soldi dai il materiale, che dovrebbe aggirarsi su un valore probabilmente ipotetico di qualcosa vicino ai 2 milioni di euro, magari dico una fesseria. Se hai bisogno di soldi, allora lo dimostri dando in leasing il materiale, tenendo comunque la possibilità di far correre qualcuno, magari anche con buone possibilità. Ho esagerato? Magari un pochino, in realtà magari se hai bisogno di soldi vendi il tuo materiale, e chiaramente volendo mantenere il prestigio dell'azienda non lo vendi a chiunque, quindi non lo vendi a chi ti dà delle garanzie. Di portarlo ad essere competitivo e a fare una bella figura a questo marchio. Però siccome noi pensiamo che ci siano un paio di situazioni in cui queste moto potrebbero essere gestite in modo altamente professionale e anche affidate dei piloti molto competitivi, ci auguriamo, come ci è stato detto, che si valuti seriamente questa possibilità, e se a fronte di un'eventuale situazione in cui c'è il pilota, ci sono i soldi, c'è la struttura professionale, la risposta è no, uno poi è libero di pensare anche che le ragioni sono altre. Quindi mi correggo il mio tiro: se hai bisogno di soldi cerchi un partner affidabile e continui comunque la tua strada nelle corse, così va meglio così. Va meglio sapendo bene che non sarà più un team ufficiale, ma vuol dire, siccome abbiamo visto che Ducati non ha più team ufficiali, ma affidando del materiale altamente competitivo a una struttura molto professionale con un pilota molto bravo si riesce a vincere lo stesso, non vediamo perché la stessa cosa non possa farla Yamaha. Quindi io adesso faccio un passo indietro e ipotizzo l'effetto ovviamente non auspicato, che è quello di un'uscita domino delle case ufficiali, no? Toccando ovviamente tutto il metallo possibile. E non solo. Ovviamente qualcuno ha detto ritorna un campionato di team privati come un po' di anni fa, e quindi questa opportunità, da voi ovviamente non prevista, non auspicata eccetera, potrebbe in realtà avere degli aspetti positivi, nel senso che la spettacolarità di un campionato è necessariamente legata all'ufficialità dei team, o esiste la possibilità che la Superbike per la sua filosofia intrinseca sia divertente comunque e magari inaspettatamente anche di più in un caso tipo questo? La risposta magari deve essere un po' articolata, anche se cerco di essere molto chiaro. Non è sicuramente ciò che noi ci auspichiamo non per il campionato. Pensiamo che la presenza di case che si impegnano ufficialmente sia importante per il campionato, così come la possibilità comunque di avere un regolamento che consenta ai privati di potersi esprimere in modo competitivo. Vorrei fare un esempio: nelle ultime gare il team Pedercini con la Kawasaki affidata a Mark Hitchison è riuscito costantemente a entrare in Super Pole e anche a stare costantemente nei top 10, salvo poi magari qualche caduta. Però voglio dire, quindi questo dimostra che anche un team con una gestione tecnica ottima, ma gestito a livello familiare, può aspirare a stare nella top 10 di un campionato del mondo. E secondo noi il bello del campionato Superbike è proprio quello di mettere insieme team ufficiali e team privati e dare la possibilità anche ai privati di battere gli ufficiali, e ovviamente agli ufficiali di cercare di essere sempre al top, perché è questo che ci si aspetta da loro. La fortuna del campionato Superbike è proprio che questo regolamento consente, o consentirebbe, o ha consentito nel passato, anche in momenti difficili in cui alcune case ufficiali hanno abbandonato il loro impegno, a dei privati di continuare a correre mantenendo il campionato sempre divertente e competitivo. A tale proposito mi viene in mente la situazione più anomala, ma nello stesso affascinante, di ufficiali privati o di privati ufficiali, che è la situazione di Suzuki,
che vive un momento abbastanza tormentato dal punto di vista affettivo, nel senso che il signor Battà sta lanciando e sta anche chiedendo ai suoi fans in maniera pubblica sui media, su web, di sta lanciando, diciamo così, dei messaggi a Suzuki neanche troppo velati già dall'anno scorso, e Suzuki non li raccoglie, nel senso che Suzuki non esce ma lascia Battà, è un team che ha deciso di correre o con Suzuki o niente, in una situazione di limbo. Questa è una situazione di un altro tipo ancora, che può succedere solo in Superbike? Beh, in realtà non è che succeda solo in Superbike, perché non mi sembra che siano affatto chiari i programmi della Suzuki in MotoGP. Non si capisce se faranno un pilota o due piloti il prossimo anno. Hanno già deciso che correranno ancora con le moto 800, perché il progetto della 1000, a quanto si legge, proprio non è stato neanche abbozzato. Quindi Sam, io credo che anche se non mi piace parlare della MotoGP, ma in questo caso parliamo di un'azienda, del suo impegno nelle corse, non dimentichiamo che il Giappone ha subito una tragedia con il terremoto, lo tsunami, la fuga radioattiva, la centrale di Fukushima. Quindi vuol dire, ci sono dei problemi che vanno al di là del problema di vendite più o meno in crisi nei vari paesi del mondo e soprattutto in Europa. C'è un problema del paese che ha messo in ginocchio molti fornitori di queste aziende, perché ovviamente le case motociclistiche non producono tutto in casa, e quindi ci sono dei problemi grossi, dei problemi di capacità produttiva che è scesa sotto a dei livelli inaspettati e mai previsti, e quindi tutto questo ha un impatto pesante che si va ad aggiungere a una congiuntura internazionale negativa che dura ormai da 3 anni. Quindi nel caso di Suzuki sappiamo che può essere ancora competitiva, perché lo è nelle mani di Michel Fabrizio, ma di nuovo parliamo di Silverstone, abbiamo avuto un pilota che sta già correndo con il regolamento 2012, perché in Inghilterra si corre con una moto per pilota e John Hopkins solo una moto aveva a disposizione a Silverstone, ha fatto la pole position, ha fatto un nuovo record in pole position, poi ha fatto 2 belle gare e alla fine ha chiuso insomma nella top 5 o un gradino leggermente sopra. Non era uno qualunque, ma comunque la dimostrazione tiene in pieno, insomma. Direi che la moto c'è, la moto si può fare anche tra virgolette in casa, passatemi questo termine, perché con un ottimo team come il team Crescent Suzuki ha costruito le moto così competitive, si può fare. È chiaro che quantomeno ci vuole una dimostrazione di interesse da parte della casa madre. Non credo che nessuno possa fare il team di riferimento di una casa se questa casa è completamente disinteressata all'attività sportiva della squadra.